Buongiorno e benvenuti nel mio canale. Recentemente mi è stato chiesto se fosse possibile sostituire l'audio di un video con Android e solo con Android, cioè con delle applicazioni di Android. Ovviamente se uno ha un computer sostituire l'audio con un altro non ci vuole niente, basta usare, che so, Shotcut, DaVinci Resolve, OpenShot, qualsiasi strumento. Ma con Android, soltanto con Android, senza computer, è un po' più complicato. E non sono riuscito a trovare una applicazione che fa tutte e due le cose contemporaneamente. Quindi vi faccio vedere come si possono usare due applicazioni, una per eliminare il vecchio audio, l'altra per aggiungere il nuovo audio. Le applicazioni ovviamente sono gratuite, se no non ve le segnalavo neppure. La prima è Video to Me GIF Maker e Video Editor più Downloader. Questa è un'applicazione gratuita che serve per eliminare l'audio, il vecchio audio. Dice questa, When Editor Video e Photo, serve per aggiungere un nuovo audio. Quindi bisogna effettuare due passaggi. Il primo passaggio, sì, con questa applicazione si toglie il vecchio audio. Il secondo passaggio, con quest'altra applicazione, si aggiunge il nuovo audio. E adesso passiamo a vedere come si fa all'atto pratico direttamente su Android. Innanzitutto vediamo il video che userò come test. Vado su File Manager e questo è il video che userò come test. Lo faccio anche andare, così si vede quell'audio, Audio per per mostrare mostrare come si come si possa possa sostituire sostituire con un con un altro altro audio audio, qualsiasi, qualsiasi che che può può essere essere parlato, parlato, ma ma anche anche musicale, musicale, strumentale, strumentale, eccetera. eccetera. Dunque, questo è il video a cui voglio togliere l'audio. Quindi, la prima operazione è quella di utilizzare Video to Me per eliminare il vecchio audio. Quindi si apre l'applicazione Video to Me, eccola qua. Come vedete è formata da varie sezioni. Questi vanno nella sezione video. Come vedete c'è una sezione che si chiama Mute. Si seleziona e si seleziona appunto il video a cui togliere l'audio, appunto con lo strumento Mute. Si seleziona. Quindi vedete adesso si sta togliendo l'audio. Quindi io vado sul check qui in basso e adesso ci sarà l'elaborazione del video che sarà senza audio. Ci vorrà un qualche tempo, qualche secondo, dipende naturalmente dalla lunghezza del video. Si può anche andare qua sul link Hide and Notify per nascondere questa finestra e aspettare la notifica dello smartphone quando sarà pronto tutto il video senza audio. Io ovviamente velocizzerò questa operazione. Ecco, il video è pronto, io vado su OK. Ora, naturalmente, io posso anche cercarlo il video direttamente sul File Manager, sarà naturalmente l'ultimo video presente. Ecco, vedete, ce ne sono due, uno con l'audio e uno senza audio. Però, se non sapete dov'è, andate su Movies, sulla cartella Movies, eccola qua, e poi andate su Video to Me ed ecco questo è il video che adesso sarà senza audio, se possiamo anche riprodurre, questo è senza audio. E adesso aggiungiamo un nostro audio. Per aggiungere un nostro audio andiamo sulla applicazione VN, eccola qua, VN Video Editor, andiamo qui in basso sul più centrale per iniziare un nuovo progetto. All'inizio, se è la prima volta che la usate, può darsi ci sia una pubblicità di 4-5 secondi, comunque aspettate che finisca e poi visualizzerete questa schermata. Andate su più e adesso andate su New Project. Si possono usare fino a 100 progetti con la versione gratuita, quindi 100 progetti sono tantissimi. Poi chiaramente uno quando non gli serve più lo elimina, quindi praticamente ne rimane solo uno. Uno sceglie il video, come vedete. Cioè qui lo mostrano subito questo video qua, che è l'ultimo appunto che è stato creato, ma nel caso in cui non si visualizzasse, andiamo su tutti i media e andiamo su dove si trova appunto, su Video to Me, eccolo qua, e magari uno lo seleziona. Però si può naturalmente selezionarlo andando direttamente qua, visto che è l'ultimo che è stato creato. Quindi andiamo sulla freccia qua in basso a destra. E questa è la timeline.
La trendline, che se noi la riproduciamo, sarà senza audio perché l'abbiamo tolto l'audio con video su MIDI. Adesso dobbiamo aggiungere un audio. Per aggiungere un audio si va qua, tap to add music. Ovviamente non è che serva solo per aggiungere la musica, possiamo aggiungere qualsiasi audio, basta selezionarlo dal nostro smartphone. Può essere un audio anche registrato da noi. Si va su tap to add music e scegliamo la musica. Possiamo appunto registrare a questo momento, come vedete, un audio. Possiamo aggiungere un effetto, oppure in questo caso aggiungiamo una musica, un qualsiasi file audio. Da dove scegliamo la musica? Anche qui possiamo sceglierla dalla cartella musica, chiaramente, oppure possiamo sceglierla da un'altra cartella. In ogni caso scegliamo per esempio la musica 3, questa qua. Andiamo su Choose, ecco qua, possiamo anche sentirla. Possiamo impostare il volume. Possiamo aggiungere una dissolvenza iniziale e una dissolvenza finale, per esempio, e possiamo anche impostare la durata. In questo caso, come vedete, dura. Adesso non mi ricordo quanto durava il video, ma si può impostare la durata esattamente uguale a quella del video. Diciamo, mi sembrava che durasse più o meno sui 12 secondi. Ecco fatto. Andiamo sul check qui in basso, e qui si verrà aggiunto l'audio al video. Possiamo sentire l'anteprima, c'è una dissolvenza anche iniziale. A questo punto possiamo esportare tutto, possiamo andare alla fine per vedere se abbiamo azzeccato bene la lunghezza. Sì, la lunghezza dell'audio e del video identica. Qui vi consiglio sempre di selezionare quest'ultimo frame qua e andare su Delete per eliminarlo. Viene aggiunto automaticamente, ma non serve a niente, quindi si va su Delete e si elimina. E a questo punto possiamo esportare il video. Andiamo su Export qui in alto a destra. Possiamo scegliere Original, oppure possiamo selezionare un formato, per esempio il formato 16 noni per computer, il formato 1:1 per Instagram, il formato 9 sedicesimi per TikTok, e poi ci sono altri tipi di formati. Scegliamo il formato originale. E quindi andiamo su Export, e qui possiamo scegliere la risoluzione. Possiamo scegliere risoluzione 4K, oppure magari scegliamo una più bassa per evitare. Ecco fatto, scegliamo una risoluzione un po' più bassa perché 4K mi sembra un po' troppo. Poi frame rate 30 fotogrammi per secondo, i bit rate va bene così. Andiamo sul check in basso e attendiamo l'esportazione del video, e il video sarà salvato adesso nell'album Save to Album. Si dà un titolo, chiamiamolo test, si può mettere anche la descrizione, e poi si va su Save to Album e si salva in un album. A questo punto si può anche visualizzare il nostro video con il nuovo audio. Qui è stato salvato come progetto, vedete? Quindi si può riprendere in mano quando ci pare, ma possiamo andare per esempio sulla galleria. Possiamo andare oltre che nella galleria, possiamo andare anche su File Manager naturalmente. L'ultimo video sarà quello appunto che abbiamo esportato. Come vedete sono tre. Il primo è quello, l'audio originale, il secondo è l'audio senza audio, il terzo invece è quello con l'audio sostituito. Ci tocchiamo sopra, scegliamo, ecco fatto, e adesso questo è il risultato finale. Questo video poi potrà essere utilizzato, come meglio si crede, anche caricato su YouTube, su TikTok o su qualche altro social network. Mi sono accorto solo adesso che si può fare tutto con VN senza utilizzare Video2Me. Infatti si apre VN, si va sul più, si va su New Project, si seleziona il video, quello con l'audio che vogliamo appunto modificare, si va sulla freccia. A questo punto qui in basso c'è il volume, come vedete. Se noi si fa andare Questo è un un video video a a cui cui ho ho aggiunto aggiunto, una. ecco, si sente il volume e si può modificare il volume. Noi andiamo su Tap to Add Music e scegliamo una musica o anche un audio. Si va su Choose.
A questo punto noi possiamo impostare il volume della musica, lo mettiamo a 100 e andiamo sul check. Poi possiamo toccare qua sul video, andiamo sul volume. Questo è un video a cui ho E a aggiunto un questo audio audio per andiamo testare sempre che su questo OPM volume, volume non abbia mettiamo un audio volume, qualsiasi che può essere perché parlato, abbiamo volume musicale, musicale, strumentale. strumentale. Questo è un Questo video a cui ho è un video a cui ho aggiunto aggiunto un un audio audio per per mostrare mostrare come come si si possono possono sostituire sostituire con con un un altro altro audio, audio, qualsiasi qualsiasi che che può può essere essere parlato, parlato, eccetto, eccetto, musicale, musicale, strumentale. strumentale. Risolto e abbiamo Questo è un video a cui ho. anticipato e abbiamo sostituito il suono, l'audio del video con quello della musica o comunque dell'audio che abbiamo aggiunto nella traccia soprastante. Questo è un video a cui ho aggiunto. Mentre il volume possiamo anche Questo ritornare è un video a cui ho eliminare il aggiunto un volume audio per mostrare come si possa sostituire con un della altro audio, musica e qualsiasi magari che può essere aumentare nuovamente il parlato, volume ma anche musicale, musicale, strumentale, strumentale eccetera. dell'audio. Questo Qui qui ho ho aggiunto aggiunto un un audio audio per per mostrare mostrare come si come. possa Quindi possiamo sostituire con un addirittura altro audio, mixare qualsiasi che può essere i due parlato, volumi, il ma anche volume musicale, di due strumentale. tracce, come ci pare. Questo magari lo vedremo meglio in un'altra parte. E questo è tutto, alla prossima volta.